un evento unico, primo in Campania, come diceva anche Biagio Azzullo, con due titoli nella stessa serata, c'è Mediaset, voglio dire, ed è anche un trampolino di lancio a livello mondiale per Carmine. Penso che l'Irpinia deve essere molto vicina a Carmine, gli dobbiamo far sentire veramente il calore, dobbiamo, il fiato sul collo, perché Carmine ha bisogno di questi. Io lo so come allenatore che lui si carica proprio quando c'è molto pubblico, e quindi questo è un appello che faccio a tutti gli irpini: cerchiamo di essere presenti tutti vicino a Carmine, perché Carmine ci darà una grande soddisfazione, e ci farà conoscere a livello mondiale. Lui non lo dice perché è molto umile, ma lui ci tiene moltissimo a queste cose, quindi veramente io prego a tutti, mi sto dando da fare, sto pregando a tutti di essere presenti in un numero molto elevato, proprio per dar più sostegno a Carmine, perché lui si carica così e ci può dare grande soddisfazione oggi e anche un domani. Carmine, questa mattina presentazione del titolo intercontinentale al CONI. Sì, stamattina abbiamo presentato il titolo intercontinentale. Ha fatto piacere che erano presenti tutti gli autori del PIN, dal presidente del CONI Sibilia, il professore Saviano, il maestro Picariel, è venuto pure il mio procuratore Biagio Azzurro, c'erano tanti giornalisti e tante persone presenti, quindi mi fa piacere questa cosa, perché vedo che l'evento è seguito ed è molto sentito qui in Irpinia. Essere sentito ancora di più in questi ultimi 15 giorni di preparazione per seguirti attentamente per la prova del 4 aprile. Sì, in questi giorni si deve lavorare molto pure dal punto di vista organizzativo, perché sarà un evento unico in Irpinia. Infatti, come ha detto pure il procuratore Biagio Azzurro, in Campania non è mai stata organizzata una riunione con due titoli in palio, quindi sarà una bella soddisfazione e un grande evento. Ci sarà Cristian Palma contro di te e continua la preparazione anche sull'avversario. Sì, tutte le sere in palestra stiamo lavorando tecnicamente proprio sulla tecnica di Cristian Palma, abbiamo avuto modo di vedere qualche suo incontro e anche con lo sparring Vittorio Parriniello, anche lui mi sta dando una mano e si sta impostando un po' come Cristian Palma, quindi stiamo lavorando bene su questa cosa.